Sentite adesso? Buonissimo. Scusate, dicevo che la sezione sotto potete trovare i polls, le questions e le offers. Potete dare un'occhiata, potete partecipare a tutto quello che volete. Se avete delle domande, scrivetele pure sulla chat. Detto ciò, volevo iniziare subito con la nostra presentazione e ovviamente parliamo oggi di vivere e lavorare all'estero. Inizierei subito con una persona che si chiama Josh. Josh è un ragazzo inglese e ha fatto proprio questa decisione, no? Ha deciso di spostarsi all'estero, in questo caso Italia, per iniziare una nuova vita. Il livello di italiano di Josh è ancora, diciamo, da perfezionare e per questo motivo la sua presentazione sarà in inglese. Pertanto, tutti quelli che parlate inglese lo conoscete, non ci sono problemi. Per quelli altri che invece hanno qualche difficoltà, nella chat scriveremo un po' di cosa sta parlando. So, Josh, can you hear me? Okay. So, nothing. I wanted to know why you decided to do this adventure. What pushed you to Italy and move here? Hi everyone, I'm Josh. I'm 28. I currently live in Bournemouth in England, which is on the south coast of England. My biggest passion in life is all things Italian. So whether it be Italian places, people, culture, of course, the food. I first went to Italy 7 years ago for a holiday, and since 2013, I've visited many places in Italy. I've been to over 60 places in Italy. Absolutely love all things Italian. About 3 years ago, I wanted to move to Italy to live and work. But there are many complications when you're wanting to up life and move to a different country. It's just not as easy as just purely moving city within your own country. So I had to take a lot of things into consideration. At the time, I was thoroughly enjoying my job. For the last 9 years, I have worked in financial services and I have thoroughly enjoyed it. However, every time I went to Italy, it gave me something which I couldn't experience in England. And about a year ago, I said to myself, now is the perfect opportunity, to start and plan to move to Italy. So I've made the sort of slow progress of getting things ready to move to Italy. Made the very hard decision of leaving a very good and stable job within financial services and go and live in Italy in the future. Initially, I was meant to arrive in Italy on the 3rd of April. So I had left my job, sold my car, and I was ready to come to Italy. However, with the coronavirus, things have now been put on hold. So I've been obviously, like you guys, in quarantine for the last 3 months. However, providing all things go to plan, I will finally make the move on the 1st of August. Moving to my favorite city in the north of Italy, which is Padua. I've been to the city many times, I've made friendships within the city. But in terms of job, I had to make the sacrifice to completely change careers because my spoken and written Italian is only basic. So to work in financial services within Italy, you must be bilingual native equivalent speaker, to which at the moment I'm not. Hopefully in the future I will be, but at the moment my level of Italian is only basic. So, as a native speaker of English, the easiest opportunity for me to secure employment is to teach English. So, about 6 months ago, I started an accreditation called TEFL, which is Teaching English as a Foreign Language.
to which I will then hopefully find an opportunity working within a language school in Padua, teaching adults. My recommendation for anyone that is wanting to potentially move abroad and experience a new culture purely for work reasons, I think you have to be very mindful of the fact that if you are not a native speaker of the country you're moving to, you are going to be heavily restricted on the job that will be on offer to you. So, you know, I've had to sacrifice a substantial salary drop. However, there's things in life which money cannot buy, and those things in Italy are the things that money can't buy. So I made the decision that I would leave my very stable, well-paid job in England and, you know, start a brand new life and a brand new adventure in Italy. My other recommendation would be for people wanting to experience a different life abroad to not necessarily choose the most obvious country and the most popular. So for English people, it's very rare that someone will emigrate to Italy. The very popular places, of course, are English-spoken countries such as Australia, America, etc. But within Europe, the most popular places are, for example, Spain, France, Germany. That's a very, very good question, Josh. And we will talk about this later. Thank you very much for the introduction. Sorry if I know you have to leave us early, so... but thank you very much for your introduction. And dobbiamo dire ciao adesso a Josh perché purtroppo ha un impegno. Diceva che appunto non dovete soltanto valutare i paesi più hobby, dopo ne parleremo. Anna, ad esempio, ha viaggiato in Africa o Massimiliano in Russia, pertanto forse sono altre possibilità. Pertanto un saluto, grazie mille Josh. Ciao ciao. Ciao ciao. Adesso vorrei dare la parola al dottor Angelo Silvestri, che attualmente è un lecturer per la Università di Cardiff, corretto? Corretto. E anche il suo percorso è sicuramente diverso, ovviamente ha già iniziato questo percorso qualche anno fa, e si può raccontare un po' qual è stata la sua esperienza? Sì, grazie Victor, grazie di avermi invitato a parlare in questo webinar e grazie a tutti quelli che stanno ascoltando. Io ho un background classico, ho una laurea in filosofia medievale, una in filologia germanica, master in relazione al mondo romano e medievale e dottorato di ricerca in relazione alla storia dell'arte medievale. In Gran Bretagna ci sono arrivato quasi per caso dalla Germania, ho studiato ad Exeter nel Devonshire, ho studiato a York, nel Yorkshire, a Londra ed è da 21 anni che sono in Gran Bretagna, gli ultimi 18 passati a Cardiff. E questo ve lo dico non tanto perché debba parlare di me in termini di conoscenze, ma perché in relazione a questo webinar penso sia importante calibrare quello che volete fare in relazione a quello che state studiando, cioè non fare scelte casuali, anche se alla fine poi vi accorgerete che è la vita che vi porta, non voi che portate la vita, in certe direzioni, ma soprattutto perché è bello pensare di poter avere un'idea e di poterla seguire. Per esempio, io quando la prima volta che sono stato in Germania, parlando di lingue, sul treno qualcuno mi ha chiesto Fahrkarte bitte, che vuol dire biglietti per favore, e io che pensavo di essere un advanced non ho neanche capito che mi stavano chiedendo i biglietti. Quindi la prima cosa che dico a tutti, non spaventatevi se il vostro freno per poter andare all'estero è quello di dire ma forse non parlo bene la lingua. Nessuno che va all'estero per la prima volta è sicuro di parlare bene la lingua e questa è la ragione proprio per cui andate all'estero per fare questa esperienza. La seconda cosa che dico sempre ai miei studenti è che è perché sono a Cardiff insegno un corso di italiano e un corso di storia dell'arte medievale. Quello che dico sempre ai miei studenti è di cercare di scoprire qualcosa di nuovo in relazione a quello che vogliono fare. Spesso e volentieri qualcosa di nuovo, come dice brillantemente il titolo di questo webinar, è al di fuori
di quella che è la vostra comfort zone, perché nella vostra comfort zone è ovvio che non c'è niente di nuovo, conoscete già tutto, ed è appunto per questo la ragione che spesso e volentieri cercate qualcosa che vada al di là di quello che... E io ho informazioni di prima mano, perché sono anche il direttore dei progetti Erasmus, Socrates Leonardo, di tutti gli scambi internazionali della Facoltà di Lingue e Letterature Moderne dell'Università di Cardiff. Quindi, se vogliamo usare questa parola, confronto regolarmente con gli studenti, circa 200-250 ogni anno, che si recano all'estero, in Italia, ma anche Sud America, Giappone. Per cui una delle cose che vedo ogni giorno negli occhi dei miei studenti è la paura di quello che non c'è di là, oppure il fatto di dire forse non sono all'altezza, forse non riesco, forse non ce la faccio. Ecco, questo dimenticatevelo subito dall'inizio. Certo. Non preoccupatevi di niente di questa, queste sono cose che non contano. Infatti, parlando di studenti, so che Massimiliano, ad esempio, così come Anna, però mi piacerebbe centrarmi su Massimiliano, visto che ha studiato a Manchester, corretto? E parlando sempre di questo percorso, come hai affrontato te invece l'andare all'estero per studiare? Almeno io non ti sento, non so se tu ti sentite. Giusto, ci sono. Corretto. Ok, innanzitutto grazie mille per avermi invitato a parlare di questa tematica che comunque è molto importante, che mi ha toccato in prima persona, è stato molto complicato arrivare dove sono adesso, però io credo che chiunque che nutre la voglia di avere un'esperienza all'estero debba andare attraverso quelli che sono gli step per riuscire a raggiungere il proprio sogno. Quindi, parlando di come sono arrivato a Manchester, per me è stato un po' inusuale, diciamo, perché tutto è cominciato in un modo che di certo non mi sarei aspettato. Io giocavo videogiochi, diciamo, intensamente, spendevo molte ore a giocare a Call of Duty con amici, giocatori da qualsiasi parte dell'Europa, che sono diventati i miei amici molto stretti. Per me andare a Manchester è stato un modo per conoscere quel tipo di persone che non potevo trovare qua. Perché quando tu vai all'estero, chiaramente ti cominci a confrontare con persone con un background di vita, con delle conoscenze, studi, esperienze completamente differenti. Io, per me, questo era un rapporto, diciamo, uno a uno che avevo con le persone con cui giocavo tutti i santi giorni. Un giorno è diventato un bisogno, era un bisogno di testare me stesso con queste persone in un ambiente reale. Quindi Manchester è stato, diciamo, un mix di differenti bisogni che avevo. Da un certo punto di vista era una passione per i videogiochi e la passione per la comunicazione con le persone. La comunicazione con le persone era anche diventata quello che avevo studiato in Italia. Io ho studiato a Brescia gestione, economia e gestione aziendale, e volevo specializzarmi in quello che non sapevo ancora come si chiamasse, che è l'advertising. Io lo chiamavo la psicologia applicata al business. E c'era una specializzazione molto interessante a Brescia, che però hanno chiuso, quindi ho dovuto cominciare a guardarmi un po' intorno. A quel punto ho fatto uno più uno, ho detto ok, io adoro la comunicazione con le persone, ho un sacco di amici in giro per l'Europa che mi raccontano cose strabilianti che quasi nemmeno ci credo. Io voglio andare a vedere cosa succede. E quindi Manchester è stato il primo passaggio, non lavorativo ma di studio, che mi ha permesso poi di incontrare anche nella vita reale quelle persone che per me erano, come dicono molti, soltanto uno schermo. In realtà tutt'oggi, dopo più di 10 anni, sono... alcuni di loro sono anche i miei migliori amici. Ok, però è stata proprio questa fiamma che avevi dentro, no? Che ti ha portato a cambiare. E invece Anna, so che lei ha fatto, anzi ti do del tu, so che tu hai fatto un percorso un po' diverso, sei andata anche in Africa e dopo parleremo anche di altri paesi insieme a Massimiliano, eccetera. Cosa ti ha portato a valutare andare all'estero? Adesso vediamo, forse non so se ci sente Anna, noi non ti sentiamo, non ti vediamo. Niente, passiamo, forse ho qualche problema tecnico al momento. Ecco, nel frattempo ci chiede Giulio, per Massimo immagino sia questa domanda, a che età sei partito?
Allora, ci sono delle cose da considerare. L'età in cui sono partito fisicamente era ai 22 anni, 22-23 anni. Però c'è anche a dire che il percorso comincia molto prima. Io già a 17-18 anni avevo deciso che volevo andare a vivere in Russia. Quindi tutti i passaggi che ci sono stati dopo, anche il fatto di conoscere persone che mi hanno portato a consigliarmi, per esempio, quali master fare o quali percorsi lavorativi seguire, sono tutte cose che sono state scaturite da un punto iniziale, che il punto iniziale non è la decisione di muoversi, è il bisogno viene molto prima. Il bisogno è qualcosa che per me è cominciato quando a fine delle superiori mi è stato chiesto cosa vuoi fare da grande, e io già lì pensavo a dove volevo essere. Per me era così. Quindi ti direi 23 anni, mi sono spostato a 23 anni, ma è cominciato molto prima. Pertanto l'età non è una cosa che dittamina sicuramente questo. Uno dice, Giulio, pensi che sia possibile farlo un giovane? Forse Angelo ha anche una visione più ampia, no? Visto che porta più anni all'estero. L'età è un problema? Ma io più o meno sono arrivato qui, avevo 27 anni, quindi un po' più tardi. Non credo sia un problema, credo che, come giustamente si diceva prima, credo che sia la capacità e, se volete, anche la possibilità, perché tante volte ci vogliono anche le possibilità, di voler andare a vedere, come dicevamo prima, quello che manca, e come avere un tassello del puzzle che manca e che devi completare e che vuoi andare a vedere. Io non ho mai trovato nessun problema, ho visto gente, o conosco gente che è arrivata qui a 50 anni, che ha abbandonato lavoro e altre cose perché voleva spostarsi, quindi personalmente non credo ci sia questo problema. Poi probabilmente alcune persone ritengono sia più semplice spostarsi da giovani che spostarsi più avanti, si ha più voglia di fare, più voglia di esperire, di controllare come sono le cose, eccetera. Però non credo l'età sia un grande problema. No, certamente. No, anche io sono d'accordo che non credo sia problema. Diciamo che l'importante, e questo ci porta alla nostra prima slide, è quello che in inglese c'è questa famosa canzone di Bruce Springsteen, "You can't start a fire without a spark". Forse qualcuno l'ha sentita, e appunto uno, se non ha questa fiamma, no, questa voglia iniziale di fare qualcosa, difficilmente andrà, no? Pertanto, come ci diceva prima Massimiliano o anche Josh, uno deve partire di qualcosa, no? Pertanto, cosa vogliamo ottenere? Cosa ci spinge? Vogliamo fare un arricchimento personale o professionale? Sarà un progetto a breve termine, come potrebbe essere un Erasmus? Ove invece a lungo termine vogliamo parlare, eccetera, e soprattutto la lingua, che è una delle tematiche che abbiamo accennato. Come avete affrontato voi due, diciamo, questo primo step? Soprattutto Angelos, vorrei che parlassi forse sulla parte di Erasmus, visto che hai una conoscenza più approfondita. Iniziamo su quella, ad esempio. Sì, allora, dal punto di vista personale rispondo a uno dei due punti che hai messo. Secondo me le due cose, arricchimento personale e professionale, spesso e volentieri vanno insieme, hand in hand, no? Vanno mano nella mano. Perché io personalmente, per me era stata la spinta a insegnare in un'altra università, quindi a cercare di insegnare in un'università britannica, e venire qui, eccetera. Però penso che sia stato sicuramente anche un arricchimento dal punto di vista personale. Per me ho imparato tante cose, ho conosciuto altre persone, cose che non sapevo nemmeno che esistessero, sia qui in Germania o altrove. Per quanto riguarda l'Erasmus, allora io vedo i miei studenti che partono come dei ragazzini alla fine del secondo anno, e dopo un anno tornano, che, come diciamo in inglese, sono young adult, sono giovani adulti, perché quelle esperienze che fanno all'estero li formano in Francia, in Cina, in Giappone, dovunque vadano. Poi può essere una cosa di cui uno si innamora e quindi vuole ritornare, rimane, come hanno fatto Massimiliano, Anna, eccetera, oppure può essere una cosa che si ferma lì, ma in entrambi i casi, secondo me, è un'esperienza da fare, anche soltanto per l'idea di poter dire ho visto qualcosa che non conoscevo. Ho visto come altri si adattano alle situazioni e come io mi sarei adattato o come io non mi sarei adattato se là non ci fossi andato. E rispondo e chiudo a una delle domande che vedo nella chat.
come si supera la paura? No, non si supera, perché mi sembra che il giudice Falcone una volta abbia detto: chi non ha paura non può sapere di avere coraggio, perché se non hai paura come fai? La si affronta semplicemente con, come dico ai miei studenti, un poco di entusiasmo ed un poco di umiltà. Metteteci entusiasmo nelle cose che fate e vedrete che metà del lavoro diventa più semplice. E poi un poco di umiltà. Quello che non sapete, chiedetelo. Io ho sempre trovato persone che mi hanno aiutato. E immagino che si siano paure, no? Sicuramente in questi momenti. Ad esempio, una delle domande è la relazione anche con la signora Sandra De Luis Sotto, che ci chiedono come si supera la paura, la frustrazione relativa al non conoscere bene una lingua e una cultura, no? E aggiungo la domanda di Sandra, che ci dice come fare ad affrontare la sfida quando devi lasciare anche degli affetti. Massimo, se vuoi rispondere a queste domande. Esperienza. Io, certo, arrivato a Manchester nei primi 15 minuti volevo tornare indietro. Ho visto gente ammanettata fuori da club alle 3 di pomeriggio. Ho visto gente ubriaca che si lanciava degli spalti. Ho pensato: dove sono finito? Quello che noi dobbiamo renderci conto è che quando si va in altri paesi c'è questo famoso culture shock, quindi tu non sai bene quello che ti aspetti, non sai quello che troverai, però il punto è che questo fa parte del bagaglio, del viaggio che ti porterai poi dietro a casa in Italia nel momento in cui vorrai tornare qua, o nel momento in cui qualcun altro poi affronterà gli stessi passi che tu hai fatto, potrai raccontare quello che hai visto. Io ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Buona quota. E il fatto è che bisogna lanciarsi, esattamente come quell'ubriacone che si è lanciato dalla scalinata della banca a Manchester. Bisogna lanciarsi, perché questo è il modo per affrontare i problemi. E c'è una cosa molto importante che chiunque voglia trasferirsi all'estero deve capire fin da subito: non sei da solo, c'è tantissima altra gente che è esattamente nella stessa barca. E per affrontare questi problemi, come anche la solitudine, la depressione, nel momento in cui non sai dove uscire di casa, non sai come uscire fuori perché non c'è nessuno che conosce, non ci sono amici, ci sono delle soluzioni che vengono portate facilmente a tutti, e che sono per esempio Internations oppure Couchsurfing. Sono siti internet che offrono l'opportunità a persone che stanno affrontando le stesse esperienze all'estero di conoscersi, quindi persone che hanno background culturali differenti, ma che sono nello stesso posto e che vogliono comunque condividere questo momento insieme per poi perfezionare la lingua, quindi incontrare gente del posto, oppure incontrare quelli che sono i foreigners, ovvero gli stranieri come te, che comunque ti possono supportare in tutto il percorso che stai facendo all'estero. Però quello che vorrei sottolineare è che bisogna avere paura. Bisogna andare lì e temere di non sapere come affrontare le situazioni, perché arrivare per esempio in Inghilterra e pensare che l'inglese che si parla lì sia lo stesso inglese che impariamo noi qua in Italia è un grandissimo errore. La fortuna che noi abbiamo quando ci trasferiamo all'estero è che è sempre in realtà nuove che sono dei gruppi, che può essere un gruppo di studio, può essere un gruppo lavorativo, ma in ogni caso non siamo da soli. Bisogna tenere conto del fatto che più si parla con le persone, più si prova anche a sbagliare, più si impara. Quindi il suggerimento che darei io è: sì, abbiate paura, ma fregatevene anche un pochino, perché la verità è che si superano le paure, o comunque ci si abitua più che altro a quella che è la paura, soltanto facendo quello che è il passo più lungo della gamba. Alla fine. Certamente, sì. Allora, buttarsi sicuramente una delle strategie che anch'io consiglierei. Purtroppo l'unico modo di uscire dalla comfort zone è quello di buttarsi, no? Certamente uno non si butta così al nulla l'avventura, potete farlo sicuramente, però avere un piano e avere una strategia prima, un obiettivo, sicuramente vi aiuterà. Metto la mia esperienza, se a qualcuno può servire, la mia, diciamo, decisione è stata quella di andare all'estero, andare in Inghilterra, e l'obiettivo era semplicemente imparare inglese, lavorando ovviamente, e dopo forse ne parliamo, con il lavoro che trovi. Io ero fortunato che ero già un cuoco qualificato, pertanto non mi è stato un gran cambiamento, però c'era un piccolo obiettivo. Dopo gli obiettivi cambiano.
Rispondendo alla signora Di Luis che diceva come si fa se uno ha già una coppia, una famiglia, eccetera, sicuramente mi collego all'idea che diceva Massimiliano, che parlare è sicuramente quello importante. Se entrambe le persone riescono a parlare, capire bene gli obiettivi, può capitare anche, non è che uno deve andare all'estero e staccarsi completamente del tutto, però niente vieta che si possa spostare tutta la famiglia, eccetera, no? E detto ciò, ci sono delle diverse modalità, no? Accennava ad esempio Massimiliano il couchsurfing, che è una modalità, essenzialmente potete dormire nei divani o in casa di altre persone, tutto si fa online, e a cambio da solito uno cucina o insegna o qualcosa, no? Pertanto è un mondo fuori dai soldi, è più un'esperienza a condividere. Ci sono anche volontariati, come Workaway, HelpX, internships, parlavamo prima dell'Erasmus, ad esempio, e anche ovviamente quello più ovvio che io come recruiter faccio è quello di inviare candidature. Pertanto se siete un sales manager di un'azienda tecnologica piuttosto che cibo, potete ovviamente andare all'estero. E mi collego alla domanda che dopo passo ad Angelo, che Grazia ci chiedeva. Diceva, i nostri titoli sono valutati positivamente o no? Sono diversi? Pertanto, se uno fa delle candidature per l'estero, perché sei italiano è diverso, no? Funzionano uguale? Ci sono dei problemi? Dunque, no. In generale, sia i master che i dottorati di ricerca sono valutati per quello che sono, chiaramente. Dopo dipende da quali università, in che forme e modi sono fatti, però dal punto di vista accademico entrambi i titoli vanno. Per esempio, se uno ha conseguito un master all'interno dell'Unione Europea e vuole fare domanda per un dottorato di ricerca, quel documento vale. Ma per quanto mi riguarda, io ho avuto delle assistenti che provenivano dall'Italia. L'ultima è una ragazza che si chiama Daphne, che è una ragazza squisita, bravissima, vuole fare domanda adesso per un master, le sto facendo la reference, come ho fatto da altre, e in generale le persone che arrivano dall'Italia, i ragazzi che arrivano dall'Italia, come diceva prima Massimiliano, io ho trovato sempre delle persone preparatissime e con gran voglia di fare. Quindi questo è un punto che qui è conosciuto bene, ve lo dico io, che vivo qui da 21 anni. Lo sanno quanto gli italiani in certi campi, non necessariamente solo nel campo accademico, si impegnano, ma... Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, ho un B2 in inglese, inviando un CV all'estero non ricevo mai risposte. Non, a chiunque succeda questa cosa, dico subito, non prendetela come una valutazione negativa su di voi. Io vi dico che da me, nel mio piccolo, quando devo valutare le persone, mi arrivano dai 40 ai 60 CV ogni mese, di media, quando dobbiamo fare le valutazioni, cioè nel periodo agosto-settembre. È chiaro che devo poi scegliere due persone, ma le altre 38 non è vero che non sono qualificate, è semplicemente che per quel particolare ruolo, in quel particolare momento, quella persona va meglio di qualcun'altra. Ma non scoraggiatevi mai, perché non è una valutazione su di voi, è una valutazione che viene fatta in quel particolare momento perché quella variabile va meglio per la persona A e per la persona B, ma non è detto che la persona B sia meno brava della persona A, semplicemente ha un CV diverso. E ultima cosa, e chiudo e ridò subito la parola a Victor, tenete conto che adesso c'è una grandissima variabile che si chiama Brexit, quindi se io da adesso devo scegliere un assistente, preferisco avere un assistente qui che ha già right to remain. Io ho due passaporti italiani presi prima della Brexit, tanto per chiarire, ma se adesso devo scegliere non posso rischiare di prendere una persona dall'Italia che alla fine non so se potrà rimanere o non rimanere. Quindi c'è anche questa. Però il punto chiave che voglio chiarire a tutti quanti è: non fatevi scoraggiare da questo, non è mai una valutazione su di voi. Spesso e volentieri sono fattori che non sono nemmeno in vostro controllo. Quindi forza, coraggio e continuate a fare le domande per le cose che vi piace fare. Buon consiglio, guarda, non l'avrei messo in miglior modo sicuramente. Detto ciò, abbiamo parlato della parte di internship. C'era una domanda che era per Josh, purtroppo, però forse la possiamo rispondere anche noi. Diceva che mi piacerebbe capire quali sono le maggiori difficoltà
su tutti i livelli, oltre alla lingua che abbiamo già accennato, che incontra uno che si trasferisce all'estero in Italia. Allora, ovviamente per Josh sarebbe stata ottima, rispondo io, visto che come spagnolo mi sono trasferito in Italia. Allora, nel mio caso, essendo spagnolo, devo dire che siamo cugini, no? Pertanto avete delle similitudini per quanto riguarda la cultura, eccetera. L'Italia però è in qualche modo ha alcune, provo a dirlo il più bello possibile, un po' un background tradizionalista, no? Pertanto, ad esempio, l'utilizzo del lei si utilizza molto in mondo di business, è una cosa che io non ero abituato, anche se in Spagna ce l'abbiamo, ma non lo utilizziamo, e pertanto ho tutta una mentalità diversa, no? È molto simile alla mentalità giapponese dei livelli, dove uno si deve proprio confrontare con certe persone e bisogna appunto ad usare questo linguaggio. Così come l'abbigliamento, metto questo esempio, British Airways, così come Lufthansa e altre aerolinee, sono vestiti bene, con la maglietta, eccetera. Usare delle Bermudas, pertanto dei pantaloncini corti, in un aereo, un air steward, sarebbe una cosa improponibile. Invece in America sono molto più, da quel punto di vista, diversi e lo utilizzano e non è visto come un problema. Ecco. Pertanto l'Italia sicuramente ha queste difficoltà, che se non sei abituato ci sono certe tradizioni che uno deve adattare, se no sei visto sicuramente come un fuori luogo, ecco, da quel punto di vista. Per quanto riguarda ovviamente la lingua, certo, deve essere imparata. Se sei spagnolo, francese è facile. Per un inglese, lo so, per amici vicini, sicuramente ha una difficoltà. E al di là di quello ce ne saranno delle altre, però al momento non vorrei dilungarmi troppo. Detto ciò, passiamo alla seguente slide, perché voglio accennare un po' cos'è che otteniamo, no? Se andiamo all'estero, abbiamo parlato un po' di cosa ci ha motivato a fare un piano, no? Però se lo faccio, cosa che ottengo? Cioè, perché dovrei farlo? Posso andare anche a Milano e fare un cambiamento di vita, no? E vorrei chiedere sicuramente a voi due, signor Angelo e Massimiliano, un po', secondo voi, quali sono le skill, al di là di queste elencate qua, che avete imparato, che avete perfezionato? Diciamo, avete fatto un level up all'estero? Do la parola a Massimiliano, che vedo che forse qualche idea gli è già venuto in mente. Affrontare la paura, ci tenevo veramente tanto a dirlo perché per me è servito molto. Couchsurfing e l'internation non sono soltanto due piattaforme per trovare lavoro o per spostarsi all'estero, come dicevi tu giustamente, stando in casa di qualcuno e ricambiando, cucinando, cose del genere. Questi sono servizi gratuiti che offrono in tutte le capitali, tutte le più grandi città, offrono settimanalmente incontri. Quindi al di là di quello che tu possa trovare sulla piattaforma, su Facebook si possono trovare centinaia di interessanti eventi che sono organizzati da questi gruppi, ecco. Quindi questo è importante, perché si conoscono tante persone e si comincia già a un attimino ad ambientarsi nel posto. Poi, perché sorridevo prima l'ultima domanda che ponevi? Perché io sono andato a lavorare nell'est, poi ho vissuto in Lituania per 4 anni e in Russia, a Mosca, per 1 anno. Chiaramente ogni stato, ogni nazione ha il suo background. Quello che ho scelto io è un background post-sovietico, quindi questo vuol dire che c'è molto sospetto nelle persone per quelli che sono gli stranieri. Ti si guarda un attimino storto perché non si sa bene perché sei lì, perché hai scelto di venire in Lituania e per esempio non sei andato in Spagna, perché a Spagna c'è il mare ed è bello, cioè nel senso, queste sono solitamente le cose che mi vanno dette. Quello che si impara, quello che io ho imparato nel mio lavoro e andando in questi specifici posti è come comunicare con le persone. Io ho imparato che siamo veramente tutti diversi, ogni posto in cui vai le persone pensano e ti parlano soprattutto in maniera differente, quindi impari a comunicare con le persone, impari a capire quali sono i limiti della tua comunicazione, cosa puoi dire, cosa è meglio che se ti tieni per te. Io ho sbagliato tantissimo
perché comunque mi sono fatto anche molti nemici, perché chiaramente andando, per un esempio molto semplice, io volevo andare a vivere in Russia, però inizialmente sono andato a vivere in Lituania, perché purtroppo non trovavo la possibilità per spostarmi in Russia. In Lituania, che è un paese che faceva parte dell'Unione Sovietica e che cercava in tutti i modi di differenziarsi, di essere indipendente, io andandogli dicendo ma sono qui perché volevo andare in Russia ma non ce l'ho ancora fatta. Era un modo per crearmi un sacco di nemici. Io ci ho messo un po' a capirlo, però quando l'ho capito ho anche capito come instaurare una comunicazione con le persone in una specifica maniera, che invece in Russia era completamente differente, perché per loro questo problema non sussisteva, anzi molti non si rendevano nemmeno conto che la Lituania esistesse. È successo anche che ho dovuto consolare una ragazza durante un party che si è messa a piangere perché non capiva perché i lituani non li sopportavano, e ho dovuto spiegare quali erano le motivazioni storiche. Quindi io aggiungerei, facendo riferimento a quali sono le barriere che si possono incontrare andando all'estero, sicuramente anche quella del background storico. Però si imparano veramente molte cose. Io ho, sia per il lavoro sia nell'ambito personale, ho imparato a comunicare meglio con le persone. E è poi una skill che, tornando qua in Italia, tu pensi, beh, ma sei tornato in Italia, non ti serve più di tanto. Invece no, ti serve molto, perché impari a leggere le persone, impari a capire quello che magari si aspetterebbe da te, o semplicemente impari a trattenerti qualcosa o a dire quel qualcosa che in una specifica situazione sarebbe più opportuno. Sono cose che finché stai qua non... sì, no, sicuramente, come la frase "Be water, my friend", no? La adattabilità, no? Sei in grado di modellare te stesso, perché ovviamente sei in mezzo di tante volte ambienti pieni di stranieri, e tutte sono culture diverse, pertanto devi trovare il tuo posto, come incastrarti in quello. E invece Angelo, ci chiedevano per la parte di Brexit. Allora, non so quanto sei messo in politica, eccetera, però se ci saranno delle restrizioni e cambiamenti da quel punto di vista. Purtroppo sì. No, grazie a Dio non sono in politica e mai ci sarò, però purtroppo, essendo il direttore dell'anno all'estero, devo essere up to speed, come si dice, conoscere questo Brexit. Le cose sono ancora molto hang up in the air al momento, nel senso che non ci sono certezze, però alcuni punti fermi ci sono. Qui non c'è il tempo di riassumere 3 anni di dibattiti, però cerco di mettere alcuni punti. Il primo di luglio, entro il primo di luglio, la Gran Bretagna ha la possibilità di rinnovare il cosiddetto transitional year, cioè di rimanere parte, sebbene formalmente già al di fuori dell'Unione Europea dal primo di gennaio, avremmo la possibilità di continuare per 12 o per 24 mesi a far parte dei progetti dell'Unione Europea, per esempio l'Erasmus. Però Michael Gove mi sembra che abbia già chiarito che questo non succederà. Allora, la seconda data è il 31 di ottobre. Entro quella data, per poter poi essere ratificato dal Parlamento Europeo, la Gran Bretagna dovrà presentare il cosiddetto deal all'Unione Europea, cioè quell'accordo attraverso il quale Gran Bretagna e Unione Europea si accordano su tutto, dall'energia atomica alle medicine all'istruzione. Io purtroppo mi sono dovuto leggere le 198 pagine del cosiddetto deal, quindi che si chiama The Title per Wales, England and Scotland and the Protocol for Northern Ireland. Se dovesse passare questo accordo com'è adesso, per 5 anni nessuno avrà bisogno della visa per venire in Gran Bretagna a vivere o a lavorare. E se dovesse passare questo accordo, che è in essere in questo momento, quello su cui stanno discutendo, ci sarebbe ancora la possibilità, in forme diverse, di poter far parte di alcuni progetti a livello di educazione. Penso non soltanto all'Erasmus, ma per esempio al progetto Horizon 2020, attraverso il quale milioni di sterline arrivano alle università britanniche per progetti di ricerca. Ma purtroppo ero in un meeting alle 2:30 ora britannica, il governo britannico e l'Unione Europea non hanno ancora stabilito esattamente quali sono i punti fondamentali di questo accordo, perché, come potete ben immaginare, e anche qui la faccio molto breve per evitare di annoiare le persone, l'Irlanda del Nord diventerebbe il confine di terra tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea, per cui là si è pensato al cosiddetto backstop, cioè un controllo molto fluido sulle persone e sulle merci, ma anche lì è da definire.
Quindi il consiglio che do io è questo: se volete venire qui, cercate di farlo prima del 31 di dicembre di quest'anno, perché tutte le persone che arrivano entro quella data, a tutte le persone verrà data una sorta di possibilità per poter ottenere il cosiddetto right to remain, indefinitely to remain. Quindi la possibilità poi di rimanere a studiare e lavorare. Per quelli dopo non lo sappiamo. Detto questo, se passa il cosiddetto the title, perché se usciamo con no deal, allora tutto questo che abbiamo detto non vale nulla. Spero in breve di essere stato chiaro. Sì, speriamo, Elena, di aver risposto alla tua domanda. Parlando di politica, neanche io sarei mai politico, sicuramente sono delle tematiche complicate. Pertanto, passiamo allora a un po' di consigli. Abbiamo parlato un po' delle esperienze, no? Cos'è che ti apporta il andare all'estero? Dopo approfondiremo anche degli altri aspetti. Però volevo capire, abbiamo ovviamente parlato già dei vantaggi, questo sarebbero non gli inconvenienti, però cose di non fare, consigli, no? Massimiliano, vorrei iniziare con te per capire, secondo te, questi elencati qua, in questa lista, cosa me ne puoi dire, se ti viene in mente qualche esperienza dove sei riuscito a trovare, ad esempio, vedo qua che ci sono dei gruppi, no? Per andare a socializzare con gruppi di stranieri, prima parlavamo che sicuramente ti circondi di stranieri. Un po' i tuoi pensieri, le tue esperienze. Allora, per quello che posso dire quanto riguarda la mia esperienza, sicuramente circondarsi di persone con background differente, quindi provenienti da differenti nazioni, è molto importante. Sicuramente avere al proprio fianco un'altra persona che viene dal tuo paese, parla la tua lingua, aiuta a superare un attimino quelli che sono inizialmente i problemi dell'ambientarsi. Però se si sfruttano i canali opportuni, che sono quelli che abbiamo elencato prima, è veramente possibile trovare persone che sono lì con le stesse problematiche e sono veramente aspettano di trovare qualcuno che li possa capire. Io sono stato lì nella speranza di trovare qualcuno che potesse capirmi. Quindi ho sempre cercato di stare, diciamo, lontano da quelli che fossero comunque i miei connazionali, perché sapevo che altrimenti mi sarei messo a parlare troppo la mia lingua. Io volevo avere un'esperienza in cui avrei potuto parlare e perfezionare l'inglese, quindi cercavo sempre di annoiare gli inglesi per far sì che potessi comunque andare avanti col mio percorso. Questo per quanto riguarda l'Inghilterra, però quando mi sono spostato poi in Lituania e in Russia non è cambiato nulla. Quello che io posso dire è che più si cerca di esporsi a quella che è il tessuto sociale del posto in cui ci si muove, meglio è, perché non soltanto si fanno amicizie, io ho anche conosciuto quelli che poi sono stati in futuro i miei colleghi di lavoro, perché molto spesso accade che una persona che tu incontri in una di questi meeting di international couchsurfing è una persona che magari è appena stata assunta e sta cercando gli amici, però questo vuol dire che tu entri in contatto non soltanto con la persona, ma anche con la realtà in cui questa persona si è già addentrata. A me è servito molto, perché ho avuto delle conoscenze che poi mi hanno fatto entrare in quello che era il mondo lavorativo in Russia, per quanto riguarda lavorare nella pubblicità, perché io sono un creativo nell'advertising. Quindi quello che posso dire a riguardo, giusto per chiudere questo frangente, è che sicuramente non bisogna sottovalutare il networking delle persone che si conoscono all'estero. Notate le campane che abbiamo. E si può dire che tutto fa brodo, ed è vero. Quindi da una parte si allarga quello che è il bacino di possibili amicizie con cui spendere il tempo la sera o divertirsi il pomeriggio a fare le cose più disparate, e dall'altra parte si possono creare dei nuovi canali che possono diventare canali lavorativi in cui si può essere in qualche modo referenziati. Avete? Mi spiace. Quello che dicevo della tradizione, questo è un bel esempio, diciamo, di quello che intendevo dire. Detto ciò, volevo chiedere al dottor Silvestri,
per accedere a posizioni lavorative specifiche, ne abbiamo parlato prima. Però volevo capire, all'interno dell'università ci sono dei gruppi, no? Come diceva ad esempio Massimiliano, ci sono delle attività o comunque delle iniziative dove ci può essere ad esempio una conoscenze e ovviamente aiutare questi stranieri che in questo caso possono essere italiani, spagnoli. Sì, all'interno di qualsiasi università, quelle che posso conoscere io, ma anche quelle che non conosco, immagino in Gran Bretagna e soprattutto in America, in Australia, sia la stessa cosa. Ci sono, per quanto mi riguarda, dal punto di vista dei docenti, non è tanto il network, viene dopo. All'inizio ci vuole una sorta di buon curriculum e buone pubblicazioni per accedere a alcuni posti, però poi dopo chiaramente anche lì, come diceva Massimiliano, il network va bene anche soltanto a livello di amicizia. Per quanto riguarda invece gli studenti, sì, le università britanniche hanno le cosiddette societies che vanno dagli sport alle attività culturali, a quelle religiose. L'Università di Cardiff, per esempio, ha la Cardiff University Catholic Society, so che le persone si trovano, vanno alla messa o vanno dove vogliono andare, così come hanno la Rowing Society, dove vanno in barca, hanno le attività culturali, quindi quella è una forma di integrazione, ma questo avviene chiaramente anche a livello istituzionale, nel senso che l'università organizza degli eventi, ma non solo qui. Io sono in contatto con le università italiane ed europee in generale. Se voi andate a Venezia, hanno il cosiddetto buddy scheme, in cui uno dei miei studenti britannici che arriva viene match, cioè messo con uno studente italiano, in modo che questo studente italiano parte a aiutarlo con la lingua, poi lo porta un po' in giro, fa vedere la città, è un modo per fare amicizia. Ma tornando a quello che diceva Massimiliano, e anche rifacendomi un minimo a quello che è successo a me in due secondi, io all'inizio ho fatto moltissima amicizia con stranieri, ma più che altro perché come me affrontavano gli stessi problemi che dovevo affrontare io in una terra straniera. E ancora adesso io ho amici che vengono da tutto il mondo. La maggior parte dei miei amici, chiaramente, come la mia compagna, è britannica, e la maggior parte dei miei amici sono britannici, perché la differenza è che nel momento in cui si hanno amici che vengono da fuori, poi queste persone o rientrano nel loro paese oppure si spostano, e quindi uno corre il rischio che poi rimane da solo. Invece, avendo persone del posto, alla fine uno si crea anche un proprio giro di amicizie sul posto finché rimane in quella zona, ma credo che sia poi alla fine un processo naturale. Uno non si deve imporre delle mete, adesso faccio amicizia con un inglese, domani faccio amicizia con un tedesco. Cioè, uno fa amicizia con le persone che si comportano bene, con cui sta bene, e alla fine vengano da dove vengano, basta che abbia una cerchia di amici, perché dal punto di vista psicologico conta molto ricreare un piccolo ambiente natale, diciamo così, nel posto dove si va a vivere. Certo, no, infatti forse questa è una cosa che è un cambio di mentalità, no? Forse siamo abituati anche in Spagna un po' così, ma anche in Italia, no? Il pensare molto a noi e agli altri diversamente, mi spiego. Forse dobbiamo pensare più, e come questa emergenza Covid ci ha insegnato, a capire che siamo alla fine, parliamo di umani, di umanità e di gente, no? Pertanto, come diceva benissimo Angelo, anche io mi sono trovato in una situazione dove anche in certo punto non guardi più le persone come questo è un francese o un straniero. Sono persone, alla fine non è che cambia niente. Anzi, sicuramente hai molto da imparare di questa mescola di idee, no? Dopo ci saranno, vabbè, degli studi che sono a favore o in contro, ma non entriamo a nel dettaglio di questo qua. Vorrei ricordare nel frattempo, stiamo sempre aspettando Anna, perché purtroppo ha avuto un problema tecnico e sembrerebbe che si sta dilungando. Detto ciò, volevo invitarvi a partecipare nei poll, nei sondaggi che sono qui sotto, così come nelle offers. Potete trovare tutti i posti che vi accennavamo prima, ad esempio couchsurfing, eccetera. Pertanto date un'occhiata. E non ci sono problemi. E mi accennano che, visto che hanno dei problemi tecnici, la faremo entrare via telefono, pertanto useremo il mio microfono. È già collegato. Anna, sei vivo? Ditemi se si sente tutto. Sono. Mi sentite? Speriamo di sì. Ok. Mi sentite? Sì, la gente ti sente, ecco.
Pertanto, niente, grazie mille Anna per essere presente, purtroppo è stato così. Niente, se vuoi fare un po' la tua introduzione, purtroppo non possiamo vederti, però almeno ti sentiamo. Certo. Sì, io non ho seguito il primo pezzo, non ho seguito proprio tutto quello che avete detto, sono riuscita a vedere alcune delle slide che avete fatto passare. Quindi che cosa... Volevo capire soprattutto un po' qual è stato il tuo percorso, come mai hai deciso di andare all'estero, perché so che la tua esperienza è stata in Africa, in Australia, in America, hai viaggiato un po' dappertutto. Cosa ti ha spinto a farlo? Diciamo che la prima vera ragione è stata quella di imparare l'inglese. Cioè mi ero messa in testa di poter imparare l'inglese bene, nonostante avessi studiato inglese per forse più di 10 anni a scuola. E credevo di saperlo anche abbastanza bene, volevo fare questa esperienza, la grande esperienza all'estero, e tra l'altro ho scelto un paese come l'Australia perché non volevo essere, diciamo, uno, facilmente raggiungibile, e due, non volevo avere la scusa di andare a casa quando me la sentivo, quindi mi sono buttata in un paese che è fondamentalmente a 26 ore da casa, così che nel momento in cui avessi incontrato qualche problema o mi fosse venuta la nostalgia, avrei dovuto comunque rimanere senza mollare, diciamo. Certo, ed infatti ho scelto un paese, Africa, ci ricordi a tutti che paese era? Perché adesso non ce l'ho presente, non ricordo bene. In Africa? Sì. Sì, dopo l'Australia ho fatto il Kenya. Kenya. Ho vissuto 4 mesi in Kenya. Ecco, che sicuramente è una realtà che forse non tutti valutano. È stata una realtà molto diversa, è stata una realtà molto forte e è stato molto dura all'inizio, perché ho pianto per la prima settimana tutti i giorni, non sapevo cosa fare, non sapevo come muovermi. Però poi il segreto è stato di iniziare a un po' a cavalcare l'onda, e ho iniziato a imparare un po' del dialetto locale, a parlare con le persone, a cercare di imparare dal modo in cui cucinavano piuttosto che i balli e tutto quanto. E questa cosa ha aiutato, ho dovuto integrarmi, perché secondo me finché non cerchi, non apri la porta per integrarti un pochino, se guardi solo dalla finestra, non riesci mai a fare il salto giusto. Capisco. Guarda, ci chiede la Chiara Guarnieri, e se c'è, visto che tu hai vissuto sia in Australia, sia in Inghilterra, in America, e avrai visto un po' l'inglese dappertutto, c'è un paese particolare dove è meglio andare per imparare bene l'inglese? Secondo te? Io mi sono trovata molto bene in Australia. Il mio consiglio sarebbe quello di andare in un paese forse un po' più grande del Regno Unito, perché più grande è il paese e diciamo più sei esposta a accenti differenti, e a più persone probabilmente che vengono dall'estero. Quindi sei più esposta a diversi accenti, perché la vera difficoltà, secondo me, almeno personalmente, è stata quella di imparare un inglese, e poi mi relazionavo con persone che avevano un accento diverso, anche un modo di usare la lingua a volte diverso, e non capivo più niente, quindi ho dovuto rimparare tutto da zero. E l'Australia mi ha insegnato molto, mi ha insegnato tanti trucchi per fare questa cosa. E ovviamente poi anche il mio inglese è andato fluttuando perché mi sono spostata in diversi posti, però diciamo che nella scuola di inglese dove sono andata, ero a Melbourne allora, io avevo studenti in classe italiani, giapponesi, coreani, ci sono 2 ragazzi francesi, tedeschi, 2 ragazzi del Sud America, cioè, quindi diciamo che poi anche uscendo insieme, facendo pratica della lingua, mi sono sentita un po' più pronta, certo, a livello di accenti. Capito. Allora, mi scuso in anticipo per Massimiliano e Angelo, faccio parlare un po' Anna, visto la situazione. Le chiedo la prossima domanda. Mi dicevi prima che ti sei messa a piangere quando eri in Africa, e adesso stiamo vedendo la slide del Honeymoon Crisis Recovery, che essenzialmente è, diciamo,
un breve disegnino, no? Che spiega che quando uno inizia a viaggiare si sente the top of the wall, dopo inizia questo periodo di crisi dove uno si sente, diceva ad esempio anche Massimiliano prima, io mi sono chiesto cosa facevo qua, e dopo pian piano uno si integra. E ci chiedeva appunto Giulio, dopo quanto tempo inizia uno a sentirsi al suo agio, secondo te? Dipende secondo me molto in che paese sei e che esperienza stai facendo, perché in Australia ero in famiglia, quindi non mi è voluto tantissimo tempo, diciamo che nel giro di qualche mese più o meno avevo trovato il mio equilibrio, la mia routine, avevo persone su cui potevo contare. In Africa è stato molto più duro perché ero anche lì ospite di una famiglia che organizzava questo progetto educativo, però c'è uno shock culturale molto più forte e mi sono sentita un po' più, diciamo che era ora di iniziare a camminare con le mie gambe. La famiglia che mi ospitava c'era, ho tra l'altro conosciuto un sacco di altri volontari, che alcuni sono rimasti migliori amici, però era il momento di fare quel salto. Ormai l'inglese più o meno, diciamo, lo sapevo, sapevo il perché ero lì, ma il fatto di piangere tanto è stato forse l'impatto, cioè credevo di aspettarmi qualcosa e poi sono arrivata e mi è arrivato uno tsunami in faccia, okay. Non è stato... era molto più grande di quello che avessi immaginato. Ok, diciamo. Forse questo distacco, no? Diciamo, più diversa la cultura, e adesso mi attacco forse con Massimiliano, esatto. Visto che ha vissuto nei paesi dell'est. Anche per te è stato così, Massimiliano, questa crisi grande, visto che il distacco, la cultura è più diversa? Adesso non so se mi sente Massimiliano. Non ti sentiamo noi. Adesso ti sentiamo. Ottimo. Allora, per me è stato molto difficile perché, come accennava prima Angelo, andando all'estero tu fai amicizie, ma sono amicizie che molto spesso possono diventare temporali perché si continua a muovere, si continua a fare differenti esperienze. Quindi questo vuol dire che spesso capita che i tuoi amici di punto in bianco scompaiono, tornano a stare nel loro paese oppure vanno... affrontare nuove esperienze. Quindi spesso diventa molto complicato ricominciare, perché anche se stai sempre nello stesso paese, spesso ti senti come se dovessi ricominciare da zero. I tuoi punti di riferimento non ci sono più, è un po' un tutto da capo. Purtroppo sono momenti che non si possono evitare. A me è successo in tutti i paesi in cui sono andato a vivere. E quindi a sommarsi alla iniziale, diciamo, allo stress iniziale dell'ambientarsi, sicuramente arriva anche questo momento in cui bisogna rapportarsi con questa difficoltà, però non è niente che deve spaventare, perché sono cose che si affrontano. Richiede soltanto uno sforzo in più da parte nostra per riuscire a mettersi in gioco di nuovo, però nel momento in cui tu sei già in un altro paese, stai facendo questa esperienza, sei già lì per metterti in gioco, non è un ostacolo insormontabile, quindi io sono stato capace di allargare nuovamente quella che era la mia cerchia di conoscenze. Si fa utilizzando tutte quelle piattaforme che menzionavamo prima. Purtroppo soprattutto nel mondo in cui vivo io, che è il mondo dell'advertising, anche i miei colleghi, che a un certo punto diventavano i miei migliori amici, sono persone che poi vengono prese a lavorare in altri paesi, quindi non si può seguirli. Spesso mi capita di pensare, vorrei andare a vivere anch'io con te dove sei andato, però non si può fare, a meno che non interpreti una differente strada che quella di lavorare in remoto, che è quello che poi sono riuscito ad arrivare a fare adesso io. Quindi adesso posso in qualche modo andare in tutta Europa per trovare i miei amici che purtroppo si sono tutti dislocati in posti diversi, però è un passaggio successivo a cui si arriva. Invece, Angelo, com'è stata un po' la tua esperienza? Secondo te questo disegnino è una, diciamo, rappresenta la realtà? Dunque, mettiamola così, dal mio punto di vista rappresenta la realtà dei primi 2 anni, il periodo di Exeter e il periodo di Londra.
Da noi. Scusa? Mi senti? Sì, ti sentiamo. Direi che c'era un po' di riverbero. Ah, scusa. No, dicevo, questo rappresenta un po' la realtà dei miei primi 2 anni sia a Exeter che a Londra, ma non perché non stessi bene, semplicemente perché, come mi sembra abbia detto prima Anna o Massimiliano, la differenza culturale all'inizio si sente molto e c'è anche una differenza dal punto di vista del modo in cui tu sei abituato a vivere la tua vita, dei tuoi punti fermi, i tuoi amici, il tuo bar, che là non ci sono più. Per cui ti devi riadattare, almeno questo è quello successo a me, la mia squadra di calcio dove giocavo, eccetera, e quindi e questo è cambiato. Da lì in poi, quando mi sono, diciamo così, non so che parola usare, se sia meglio adattato, inserito, all'interno di quelle che erano le dinamiche, i ritmi della vita in un altro paese, le cose sono piano piano iniziate a migliorare, tanto che adesso posso tranquillamente dire, sebbene abbia forti legami ancora con l'Italia, i genitori, mio fratello, mia cognata e gli amici con cui sono cresciuto, casa per me adesso è qui. Se devo pensare a casa, la mia compagna, eccetera, quindi il lavoro. Poi io lascio sempre le porte socchiuse, come si dice, non apro e non chiudo. Io dico sempre, le porte sono socchiuse. Ti dà sempre la possibilità di avere una sicurezza, nel senso sei all'interno, ma ti lascia lo spiraglio per poter guardare fuori quello che c'è, nel qual caso ci sia un'altra opportunità. Perché mi sembra sia stato Steve Jobs, no? A dire stay full, stay hungry. Quindi rimanere sempre un pochino, tra virgolette, stupidi e anche un po' con quella fame che ti porta a fare certi tipi di scelte. Poi probabilmente Anna e Massimiliano sono più giovani, ti potranno spiegare meglio di me queste cose e le dinamiche che adesso sono in voga tra i giovani. Per quanto mi riguarda, dico semplicemente che è una cosa normale, considererei anormale il contrario. Il fatto che uno arrivi in un altro paese e si trovi immediatamente come a casa, secondo me, questo a meno che abbia sentito, io non è mai successo a nessuno, tutti hanno un minimo di gap quando arrivano, che poi sia un po' più lungo, un po' più breve, questo dipende dalla personalità, però ecco, non ho mai pianto, questo sì, però i momenti difficili li ho avuti, più di uno, questo sicuro. Passiamo alla seguente slide, parliamo di aspettative versus realtà, il reality check che si dice in inglese, e adesso passerò la domanda a Anna, sei ancora con noi? Anna è ancora con noi, speriamo. Mi senti? Sì, eccola. C'è una domanda da Giulio che dice: quali sono secondo voi le maggiori differenze tra il nostro paese e invece quelli in cui avete vissuto? Cioè, non si possono fare queste meravigliose esperienze di cui parlate qua in Italia? Allora inizio io, dopo casomai passo la parola a Anna, visto che lei è andata, è ritornata, eccetera. Secondo me sì, le esperienze possono essere fatte anche qua in Italia, anzi io sono un vivo esempio e Josh all'inizio anche lui, e potrei darvi mille altri nomi di persone che conosco qua, non solo di persone che fanno un TEFL, Teaching English as a Foreign Language, però anche persone che sono venute qua ad esempio con una iniziativa come Babysitter e dopodiché hanno trovato il suo percorso e adesso sono professori, io sono diciamo freelancer o d'altro. Però secondo te, Anna, visto che hai vissuto un po' l'esperienza un po' da qui, un po' di là, è possibile fare queste cose in Italia? È Italia così messa male o invece ci sono anche delle opportunità qui? Io credo che ti do una risposta molto netta. Secondo me la risposta è no. E credo che l'Italia sia un paese che abbia bisogno di lavorare sulla sua flessibilità. È un paese bellissimo con un sacco di opportunità e forse tante volte io stessa mi metto in questo gruppo. Non credo di essere a conoscenza di tante cose che ci sono in Italia, tante organizzazioni, tanti progetti, e quindi spesso rischio anche di sminuire un po' la realtà o il mio paese, perché io ho un passaporto italiano e sono felicissima di averlo. Però credo che ci siano certe cose che non puoi vivere per il semplice fatto che sei nella tua comfort zone. E se anche tu ti trasferisci in un'altra città,
stai facendo cose come mangiare il tuo cibo, fare la spesa nei soliti supermercati, stai parlando la tua lingua. E parlo anche a livello, questo fa parte di alcune materie che ho fatto in università. Ci sono certe aree del cervello che non si sviluppano quando rimangono nella stessa routine. Cioè il parlare una stessa lingua, il cervello monolingue rispetto al cervello bilingue, il fatto di fare esperienze, relazionarti con persone che sono diverse. È una famosissima frase, tutto il mondo è paese, ed è vero, tutto il mondo paese, ma tutto il mondo non è l'Italia, e l'Italia non è tutto il mondo. Certamente, pertanto, anche se forse alcune opportunità non possono trovarsi qua, è giusto comunque valutarle all'estero, così come l'estero valuta anche l'Italia per altre cose che forse loro non certo. hanno. Ecco, pertanto, dipende sempre da cosa stai cercando. Un arricchimento, esatto. Ok, allora, non puoi vedere le slide, però al momento parliamo di... No. questo reality check. No, volevo capire un po' delle cose che uno si aspetta forse e che sono diverse, o delle cose che troverete se andate all'estero, no? Ovviamente quelle ovvie sono la lingua e la comunicazione, e le abbiamo già accennato, no? Le abitudini, la burocrazia. Però volevo chiedervi, a livello personale, inizio con te Anna e dopo passo la parola. Che cosa, qual è stato per te un colpo, un reality check, una cosa che in uno dei paesi dove sei vissuta hai detto, cacchio, cioè non mi aspettavo per niente, ho fatto molta fatica in questo aspetto. Molta fatica? Sì. O almeno che ovviamente... Forse l'università, questa è un'esperienza molto forte che racconto sempre in diversi contesti, il modo di fare università. Io ripeto, non ho mai fatto l'università in Italia, quindi magari Massimiliano può correggere o aggiungere qualcosa a questa cosa. Però mi ricordo la mia prima lezione della mia prima materia, il primo anno di università, mi è stato chiesto cosa pensassi di questa filosofia di linguistica. E io non sapevo che ero seduta in quel banco e che ero lì per dire anche la mia. Infatti io avevo, cioè mi sono diventata blu, ho guardato il professore e gli ho detto io non so cosa dirti. E lui si aspettava una mia critica a questo filosofo di linguistica che aveva questa teoria. Quindi per me è stato, in inglese si chiama il critical thinking, il fatto di avere un'opinione, il fatto di farti sempre delle domande, cioè quando tu vedi una cosa, quello che i tuoi occhi vedono, ma nel 90% dei casi c'è qualcos'altro che se guardi meglio. E questa è una cosa che, ripeto, io non ho fatto l'università in Italia, però le esperienze formative che ho fatto in Italia hanno un po' lasciato desiderare in quell'ambito, sì, sì. Ed è una cosa in cui ho fatto fatica all'inizio, ma che è stata poi... Cioè, mi sono divertita tantissimo a dare gli esami, a scrivere essi, mi sono divertita tanto perché ci potevo mettere del mio, ci mettevo la mia firma, ci mettevo la mia opinione. E quindi ecco, questa direi questo. Vedo che non sei l'unica che ti sei sentita così, c'è là sulla chat Sandra De Luis che dice è assurdo, anche a me è successa la stessissima cosa in molti moduli dell'università. Pertanto no, vedo che è una cosa che, ecco, che non ne sei solo te, che può succedere anche ad altri. Invece Angelo, nella tua esperienza personale, che cosa ti ha colpito, se più recentemente o anche in passato? Dal punto di vista del... Sì, professionale o di carriera? Ad esempio, come diceva Anna, in questo caso una modalità diversa nella università, o ad esempio a livello di regole? Sì, allora, io ho studiato sia in Italia sia in Europa e in particolar modo in Gran Bretagna, quindi questo sarebbe, al di là delle esperienze personali che hanno avuto Anna e altre persone che sono sicuramente rispettabilissime e che vanno prese in considerazione, però ci sono due aspetti fondamentali che vanno considerati. Cioè l'Italia tende a formare degli research,
tende a formare delle persone che debbano ripetere quello che dice il docente, e uno, questo è uno di quei motivi per cui la cultura della ricerca in Italia non va avanti, perché forma dei cosiddetti discepoli. La Gran Bretagna forma dei caratteri, cioè delle persone che sono in grado di usare quelle conoscenze che hanno per poter poi progredire. Non è che progrediscano tutti, e non è neanche che tutti progrediscano nello stesso modo o con risultati accettabili, però la maggior differenza è questa. Bisogna chiaramente, almeno quello che cerco di fare io e anche altri colleghi più qualificati di me, con gli studenti è una via di mezzo, perché è giusto che uno possa avere la possibilità di esprimere la propria opinione, ma la propria opinione non può essere espressa nel vuoto. Cioè, se io chiedo a uno di parlarmi del tempo malatestiano di Rimini in storia dell'arte, quello non può inventarsi delle nozioni, quindi deve avere una conoscenza e sulla base di quella conoscenza poi inserire la propria ricerca e il proprio modo di fare ricerca, che è basato chiaramente su delle metodologie che devono essere studiate. Questo per quanto riguarda l'università. Se applichiamo questo all'estero, io dico sempre ai miei studenti che vado in Italia, ci sono due tipi di persone. Le persone a cui piace vivere all'estero e le persone a cui piace dire che vivono all'estero. E sembra un gioco di parole, ma non lo è. Le persone a cui piace vivere all'estero sono quelli che vanno, che si applicano, che superano tutte le difficoltà che devono superare e che là rimangono. Quelli a cui piace dire di vivere all'estero sono quelli a cui piace andare a Londra a farsi 6 mesi per poi tornare in Italia e dire: oh, guarda che vivo a Londra, anche se magari a Londra stanno più male di quanto stavano in Italia. Io dico sempre ai miei studenti: scegliete voi chi volete diventare. Se volete diventare quelli a cui vivono all'estero, a cui piace o a cui piace dire di vivere all'estero. Sembra la stessa cosa, ma non lo è. Certamente, sì, guarda, un esempio chiarissimo, e forse tutti noi abbiamo conosciuto delle persone che in qualche modo si specchiano a questo. Invece adesso, Massimiliano, tocca a te. Qual è stata un po' la tua esperienza? Qual è stato il tuo reality check? Chiaramente andando a studiare e a lavorare nei paesi dell'est, è che più vai, quello che ho capito è che più vai lontano dall'Italia e più non si sa chi è l'italiano, non si ha una vera idea di quello che un italiano è, e soprattutto si prendono delle nozioni che sono quelle che si trovano su internet, su Google. Quindi se tu parli con una persona a Mosca di cosa ne pensi dell'Italia, e chiaramente ti forniranno quelli che sono degli stereotipi, che è pasta, pizza, mafia. E quindi il mio reality check in questo caso, andando a lavorare in questi paesi, è stato confrontarmi ogni giorno con persone che avevano dei pregiudizi, con persone che pensavano di conoscere chi eri senza nemmeno averti mai parlato. Faccio un esempio, perché per me ogni tanto ci penso ancora. Erano 3 mesi che stavo in Lituania e ancora non ero riuscito a entrare in un giro di un gruppo di persone con cui poter uscire e comunque fare qualcosa nel tempo libero, quindi dovevo per forza cercare di far da solo. Sono uscito una volta andando in un bar, mi sono seduto accanto a una ragazza, e a me non piace disturbare le persone quando sono lì a fare quel cavolo che c'hanno voglia nei bar, perché mi sembra sempre di veramente dar fastidio, però io ci ho provato e ho buttato lì e ho detto: ciao, cosa fai qui? E chiaramente ho parlato in inglese. Questa ragazza lituana si gira e fa: ah, ma tu non sei di qui, dove sei? Sono italiano. Ah, non parlo con italiani, scusa. E si è girata. Quindi il reality check che ho avuto io subito partendo così in Lituania è stato che molto spesso devi relazionarti con persone che hanno delle conoscenze del posto da cui vieni che sono completamente diverse da quelle che tu puoi avere ovviamente essendoci nato, e devi saperci convivere con questo problema. E come mi rifaccio quello che dicevo prima, devi imparare a comunicare con le persone, imparare a capire che, per esempio, molto spesso questi stereotipi vengono utilizzati a tuo sfavore, nel senso per far sì che magari il gruppo di lituani possa fare una risata su di te. Altro esempio, sai, andando nell'est, sei italiano, cosa succede? Magicamente tu sei lì soltanto per cercare ragazze. Io me la prendevo sempre perché pensavo ai miei amici estoni che mi avevano raccontato cose inimmaginabili di come si divertivano nel tempo libero in mezzo alla foresta, che per me qua in Italia è una cosa anche un po' difficile da comprendere.
Quindi pensando a questo, io dicevo sempre, no, ma io sono qua per altri motivi, io sono qua perché mi piace conoscere le persone, voglio vedere come vivete voi. E invece era sempre Massimiliano è qua perché lui sta cercando una ragazza. Tutto è cambiato nel momento in cui ho preso la cosa un po' sul ridere. Quindi quando mi si chiedeva cosa stai qua a fare in Lituania, diventava automaticamente sono qua per cercare moglie. Adesso, io ve lo dico dal punto di vista di una persona creativa, perché forse mi siete resi conto, ma già come parlo io, a parte il fatto che faccio fatica a parlare in italiano perché sono abituato a parlare in inglese tutto il giorno, però... Il punto è che bisogna prendere le cose con un po' di filosofia, nel senso, prendere le cose con un po' di umorismo. Spesso si ricevono delle porte in faccia quando si vive all'estero. Sono delle porte in faccia che non devono essere prese in maniera negativa, nutrendo rabbia, rancore nei confronti di una popolazione che purtroppo statisticamente dimostra di avere delle conoscenze molto... cioè, delle grandissime lacune nella conoscenza della tua nazionalità, invece di intraprendere le cose in questo modo, io suggerirei di analizzare il problema. Io ho analizzato la mia situazione era, mi rapportavo con persone che per più di un decennio, dopo la caduta dell'Unione Sovietica, si rifacevano a italiani che purtroppo andavano in questi paesi soltanto per cercare donne. Io ho dovuto in qualche modo rifarmi a questa cosa e cercare di cambiare quella che era la reputazione dell'italiano medio all'estero. Ovviamente il paese in cui vai, conoscenze che trovi, questo vuol dire che per esempio in Inghilterra questo problema non l'ho mai avuto, però sicuramente un reality check che bisogna di cui bisogna tenere conto ancora prima di muoversi è che le persone che stanno di là non sanno chi sei tu qua e sei tu che devi spiegargli a loro e devi trovare il modo giusto per far sì che questo accada, ma nella maniera più calma e tranquilla possibile. E come diceva prima Angelo, tenere la porta socchiusa. Tu ricevi tante porte in faccia, ma la tua lasciala sempre socchiusa. Quando tu la lasci socchiusa, poi le persone vengono. Quelli che ti chiudono la porta in faccia, purtroppo rimangono nel loro piccolo angolino. Certo. Tu vai avanti, loro rimangono fermi. E allora, partiamo già da te, dopo do la parola a Anna e Angelo, perché se stiamo già per finire, se avete delle altre domande, scrivetele pure sul nostro indirizzo, c'è nella sezione offers. Vorrei chiedere, anzi vorrei chiudere per dire questo webinar con un messaggio, advice, no? Un consiglio. Anzi, iniziamo per Anna, visto che hai avuto questo problema tecnico, forse così almeno ti sentiamo. Che consiglio daresti a una persona cara o a tutti i nostri partecipanti oggi al webinar? Se devono andare all'estero, che frase, che consiglio, che cosa devono o non devono fare assolutamente, secondo te? Mi sentite? Credo di sì, ti sentono, Victor, tutti bene. Mi senti? Sì, okay. Sì. Controllavo. Io direi due cose. Una, fate errori e non abbiate paura di fare degli errori. Questo significa fare errori di lingua, provare e buttarvi, che sia in cercare un determinato tipo di lavoro per cui non vi sentite completamente qualificati, quello di buttarsi e di essere non arroganti, però di crederci, perché se non ci credete voi, non ci credono le persone intorno a voi. E il secondo consiglio grandissimo è quello di cercare di masticare la lingua prima che arriviate in qualsiasi paese stiate pensando, cioè di applicarvi, perché troverete sempre piccole realtà italiane in qualsiasi paese del mondo fondamentalmente. Però adesso non so se poi ne avete parlato, avete accennato questa cosa, però ecco, cercare di fare la vostra parte anche da casa e di prepararvi nel limite del possibile. Poi non c'è una vera preparazione che si possa fare per essere... Sì, sempre ci saranno, diciamo, delle situazioni che possono cambiare, essere preparati comunque al cambiamento. Esatto. Certamente. Esatto, però ecco, queste due, ecco. Ok, passo la parola a Angelo, qualche consiglio che diresti per, diciamo, chiudere questo webinar alle persone che vogliono intraprendere questa avventura di andare all'estero a lavorare o vivere? Ma
non mi sono mai considerato così importante da poter dare consigli. Diciamo che dico questo, dal mio punto di vista, io ho cercato di seguire quello che piaceva a me, quello che piaceva fare a me e dove piaceva farlo a me. Sono stato in grado, per capacità personale, probabilmente anche per fortuna, di arrivare qui. Quindi quello che dico ai vostri ascoltatori è quello che dico ai miei studenti. Metteteci qualche goccia di passione, some drop of love, in qualsiasi cosa voi facciate. Io ho visto tantissime persone fallire perché questo motivo, quel motivo. Non ho mai visto nessuno dei miei studenti partito con passione e amore per quello che faceva, che può essere qualsiasi cosa, non deve essere il docente universitario, il politico, può essere qualsiasi cosa. Io posso voler andare a fare il pittore, posso voler andare a cuoco, che a me piace molto, tra l'altro, che piace qualsiasi cosa, metteteci passione, non fatevi mai scoraggiare. Ricordatevi che anche se ricevete dei no, quella non è mai una valutazione su di voi, ma può essere che ci siano altre mille variabili attorno e soprattutto quello che dico ai miei studenti è: non venite da me a dirmi non ho fatto questo perché nella mia vita è successo ABC, ma tornate da me e dite: Angelo, io ho fatto questo nonostante nella mia vita sia successo A, B e C. La differenza è quella. Oh, ecco. E invece Massimiliano, qualche consiglio per, diciamo, chiudere, diciamo, questo webinar? Allora, parto dicendo che mi hanno rubato i suggerimenti, perché io qua ho un libro di russo e infatti il mio suggerimento era: se sapete che volete trasferirvi in un paese che parla, dove si parla una lingua, che per esempio non è l'inglese, come nel mio caso, sicuramente è importante cominciare subito a studiare la lingua, anche avere una conoscenza che è un livello A1 o A2, quindi beginner. Però è molto importante perché già, per esempio, se si cerca un lavoro, questo già dà un look diverso alla vostra richiesta, perché sembra, come infatti dovrebbe essere, che vi state informando su come funziona la vita in quel paese, quindi la lingua è la base proprio. Quindi una cosa sarebbe la lingua, la seconda cosa è, Angelo me l'ha rubata anche questa, è l'entusiasmo. L'entusiasmo ce l'ho messo fin dall'inizio, quando dicevo anche ai miei amici, quando uscivo qua in Italia, a Cremona, dove adesso sono, che volevo andare a vivere in Russia. Mi prendevano sempre in giro per questo, però per me è sempre stato un obiettivo da raggiungere. Anche quando sono andato a studiare a Manchester, parlando del fatto che comunque in Inghilterra l'università è più un laboratorio e non crea invece dei ricercatori. Il fatto è che mi è stato chiesto fin da subito: tu cosa, perché sei qua? Per me era, cioè, io aspettavo di dare la mia visione d'insieme, che era: io sono qua a studiare per avere un background per poi andare a studiare, per andare a lavorare in Russia. Però molte altre persone non avevano una risposta pronta, perché per molti studiare è studiare. Io quello che posso darvi come consiglio, che secondo me è estremamente importante, che probabilmente ancora non è stato toccato, è: fate un curriculum dove, invece di puntare alla quantità, puntate alla qualità. Se voi sapete che avete fatto alcune cose e che sapete siete bravi a fare quelle cose, create un curriculum che parla esattamente di questo. Non dilungatevi aggiungendo tante cose che sì, descrivono le persone che siete, ma fanno in modo che un po' quello che è il succo del vostro curriculum venga perso. Quindi il vostro CV dovrebbe essere mirato per le cose che sapete di saper fare. Quindi tutto sommato, passione, conoscenza del posto in cui andate a stare, quindi la lingua, e l'ultima cosa, che la vostra presentazione sia veritiera, la persona che siete e quello che vi, la persona che, per cui vi proponete è esattamente la persona che poi una volta che si ritrova in questo nuovo ambiente, dimostra di essere esattamente quella persona che portava tutta questa passione, che l'ha portata a essere lì. Quindi cercate di essere voi stessi. E questa deve essere una cosa che si deve vedere fin da subito nel modo in cui parlate, quindi nel modo in cui vi presentate.
Buoni consigli, chiuderei con il mio, se qualcuno può essere di interesse. Allora, sicuramente anche a me mi hanno rubato tutti quelli, sono totalmente d'accordo con i vostri consigli. Io aggiungerei due, e uno è un consiglio che dava anche Giulio Velasco, che per quelli che non le conoscono è stato l'allenatore del team italiano di pallavolo e che gli ha portato a grandi vittorie. È la cultura degli alibi, pertanto non solo in Italia ma anche nel mondo, e tutti ci convinciamo, no? Di non faccio questo perché mi collego un po' all'idea che diceva Angelo, no? Io non voglio sapere che tu non hai potuto fare questo per quello, I want results, no? Da quel punto di vista una cosa, centrarsi sugli alibi non serve a niente, dobbiamo andare oltre quelli e andare avanti. E l'altro è il consistency bias, che per quelli che forse piace Montemagno, ha un video, diciamo, molto interessante che parla proprio di questo. E il consistency bias sarebbe quello che Josh ha già in qualche modo sfidato. E sarebbe, io tutta la vita ho fatto un lavoro di finance, perché adesso devo cambiare, eccetera, lo voglio fare, mi piace, ma no, ma sì, sempre l'ho fatto, perché dovrei cambiare? Invece buttarsi, tornare indietro, sempre c'è in tempo, se avete una casa, una famiglia potete sempre tornare indietro, che non vi fermano, diciamo, tutte queste idee nella testa, ecco, perché se no è quello che vi impedisce di andare avanti. Vi salutiamo, vi aggiorno che ci sono comunque sempre queste offers sotto che potete andare a vedere tutti i siti. Ci sarà una registrazione in YouTube e riceverete tutti quelli registrati anche una notifica, perché ci sarà tutto questo video registrato. Potete seguire sui social, diciamo, altri webinar che ci saranno in futuro, forse uno totalmente in inglese, o anche altri, diciamo, per vicende più legate al mondo del lavoro. E seguiteci anche sui social per i nostri podcast, che sono consigli di lavoro, eccetera, o anche ovviamente per le nostre ricerche e selezioni di personale. Se avete dei dubbi che volete forse diciamo risolvere parlando con me, parlando con Angelo o Massimiliano o Anna, vi invitiamo a mandarli sul nostro email o sui nostri social, e ovviamente noi saremo in grado di mandarli a loro e riceverete una risposta. Tutto qua, non so se avete qualcosa da aggiungere. Sì. Allora, per problemi tecnici, Victor. Ok, non c'è problema. Massimiliano diceva? Allora, io mi è venuto in mente adesso, comunque pensando al mio percorso, una cosa che potrebbe essere molto utile, sicuramente Angelo conosce perché lavora nell'ambiente, è il fatto di magari non avere subito un'esperienza lavorativa, ma si vuole andare magari a studiare o si pensa di studiare all'estero. Se si va in Inghilterra, come per esempio ho fatto io, una cosa che è veramente molto utile è cominciare studiando la lingua all'estero. Questo lo dico perché il modo in cui io sono entrato a fare un master non è stato semplicissimo. Nel senso, come l'ho fatto io è stato più semplice di quello che sarebbe stato. Ovvero, cosa ho fatto? Sono andato in Inghilterra a studiare... Massimo, scusami tantissimo, ma fra 30 secondi si spegne e devo chiuderti. Allora, ve lo dico in 5 secondi e 30. È molto importante studiare la lingua ottenendo una certificazione IELTS, che è quella che serve per poi entrare nei master. Tutte le scuole danno questa possibilità, quindi dateci un'occhiata. Grazie mille a tutti e un saluto. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, grazie.